Ogni volta che fai qualcosa per gli altri, pensando alla loro felicità, ti senti meglio. E questo alla fine ti riempie il cuore di gioia. È un'esperienza che ti può cambiare la vita per sempre. Marco Baleno nasce da un'idea di Fabrizio che, in ricordo di nostro fratello Marco, ha deciso di far nascere questa associazione per promuovere e sostenere iniziative di solidarietà. Sono Cristian Lisco dell'associazione Un Clown per Amico Circo Botero e grazie a Marco Baleno anche quest'anno abbiamo realizzato un laboratorio di circo qui al Redentore, in un quartiere dove spesso queste attività sono assolutamente poco proposte. Moltissimi di loro hanno chiesto a Babbo Natale nella loro letterina o per il loro compleanno di avere degli attrezzi di circo, quindi direi che l'obiettivo di Marco Baleno è stato raggiunto. La nostra mission è quella di regalare un sorriso a persone che vivono situazioni di disagio, aiutandole a guardare con occhi diversi la loro realtà. È una partnership che dimostra quanto la rete funzioni tanto a livello territoriale perché dà qualità ai progetti. In tanti anni abbiamo realizzato tanti progetti che ci rendono orgogliosi e ci danno la forza per programmarne altri. Noi ci occupiamo di piccola manutenzione delle imbarcazioni, di formazione nautica, per cui ci siamo sentiti in grado di poter erogare a questi ragazzi tutto quello che attiene la formazione in questo settore. Un'associazione che ci aiuta da anni e ci permette di giocare a calcio. Vivere momenti anche di convivialità, anche di goliardia con altri ragazzi e esprimere anche le loro conoscenze e le loro capacità. Nel 2013, aderendo alla Federazione Le Strade di San Nicola, abbiamo voluto lanciare una sfida: creare una rete di associazioni presenti nel territorio, raggiungendo traguardi sempre più ambiziosi. Qui a Langiulli abbiamo attivato per il quinto anno consecutivo il progetto AITA ONLUS. È un progetto che prevede l'integrazione di bambini con disturbo dello spettro autistico in gruppi di bambini a sviluppo tipico. Dobbiamo ringraziare Marco Baleno, che negli anni ha sostenuto molto le famiglie che hanno potuto inserire i propri figli nel progetto AITA. Orgogliosi dei nostri 10 anni. Grazie.